Dopo aver presentato lo scorso anno il televisore senza cavi, compresa l'alimentazione, Haier ripropone lo stesso prodotto aggiornato in versione 3D. Lo vediamo in queste immagini. Subito a fianco invece un prototipo molto interessante, vale a dire un televisore organico, trasparente. Si tratta di un prototipo, anche questo, destinato ad applicazioni di digital signage o advertising. E per finire un altro interessante prototipo, questo caschetto che serve a controllare il televisore attraverso il pensiero. Ovviamente si tratta di un prodotto allo studio, che però, secondo le intenzioni dell'azienda, dovrebbe consentire di controllare il televisore, cambiare canale, cambiare il volume, eccetera, solamente con il pensiero.